Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo Q&A. Perché nuovo sul canale, in questa serie vado a rispondere alle vostre domande che mi fate su Instagram o comunque nei commenti di YouTube. In questo caso saranno praticamente tutte prese da Instagram, perché a volte faccio queste storie in cui dico: ragazzi, guardate che sto per andare a fare questo video su YouTube, il Q&A, così lasciatemi delle domande qua nel box. Voi mi fate queste domande riguardanti rettili e non, e io vado a rispondervi in un video, che in questo caso non so che episodio sia, penso il quarto o una roba del genere. Allora, in questo caso le domande le andrò a prendere da qua, dal tablet, perché col telefono sto registrando. Allora, quindi non so se andrò in ordine o comunque in ordine sparso, ma inizierò da domande a caso. Anzi, magari sceglierò quelle un po' meno banali. Infatti nella storia del box ho chiesto: fatemi domande non banali come al solito, come qual è il tuo rettile preferito, cose del genere, cioè che ormai ho risposto 50.000 volte nei Q&A. Ma e comunque andateveli a vedere, così almeno potete sapere le risposte alle altre domande. Iniziamo dalla prima domanda, che chiede: hai in mente progetti di riproduzione per qualcuno dei tuoi esemplari? In realtà per questo 2022 ho diversi progetti in mente, per i quali non mi sono preparato l'anno prima, quindi nel 2021. In questo caso sto cercando di rimediare in questi primi mesi, a comunque acquistando o comunque mettendomi in contatto con diversi allevatori per iniziare nuovi progetti di riproduzione, sempre continuare i vecchi progetti, come ad esempio il gecko leopardino o il gecko ciliatus, che sono sempre stati progetti, diciamo, veramente scrausi o scarni come riproduzione. Infatti riproduco a massimo una coppia sola, e quindi diciamo che non è che riproduco a livello industriale, mi piace farlo a livello amatoriale. E anzi, veramente poco rispetto ai veri allevatori amatoriali. Un altro ragazzo mi fa una domanda un po' più specifica sui gechi leopardini. Infatti chiede: per far accoppiare i gechi leopardini c'è bisogno che la femmina entri in ovulazione. In questo caso la femmina, dopo la bruma o comunque in primavera, se avete intenzione di riprodurla, ma anche in generale la femmina in primavera, se ha raggiunto la sua maturità sessuale, nella maggioranza dei casi entra in bruma. Un'altra domanda è: quali sono i tuoi progetti per il 2022? Se si intendono i progetti legati al canale, all'allevamento, diciamo, in parte ho già risposto prima. Infatti ho intenzione di riprodurre nuove specie, ho intenzione di provare ad ampliare, diciamo, l'itinerario di specie che ho qua dentro nella Reptile Room, anche se diciamo quest'anno voglio basarlo principalmente sulla riproduzione. Per quanto riguarda il canale, ho diversi obiettivi che spero di mantenere, cioè quelli di magari aumentare il numero di iscritti, mantenere costante la pubblicazione di video. Infatti nel 2021 non ne ho postati troppi, su 12 mesi ho fatto più o meno 3-4 mesi di pausa. Questo è causato comunque da altri impegni fuori dal canale, diversi impegni sono stati anche legati all'allevamento di rettili, e quindi visto che, diciamo, magari ho fatto un po' più di esperienza col canale, in questo 2022 vorrei iniziare a postare un po' più frequentemente i video, comunque rimanere sul video a settimana e continuare a postare un video a settimana ogni settimana. Magari durante le feste potrei fare delle pause, ma non iniziare a postare video durante le feste quando potrei riposarmi e durante l'anno non postare alcun video. A livello di obiettivi che mi sono dato per questo 2022 sono quelli di crescere ovviamente in iscritti, fare tante visualizzazioni e iniziare ad avere, diciamo, un guadagno da YouTube, perché in questo momento non guadagno assolutamente nulla. Quindi questi video li sto facendo tutti a gratis, praticamente. Sto cercando di costruirmi una specie di struttura per iniziare a fare qualche soldo da questa piattaforma, che non saranno chissà quanti, considerando la nicchia, eccetera, però comunque magari iniziare a prendere qualcosa non sarebbe neanche male. E nulla, comunque usciranno nuovi video riguardanti anche terrari naturalistici, l'allestimento di questo terrario. Un'altra domanda è: che lampade riscaldanti usi per i tuoi rettili? Allora, io uso queste lampade riscaldanti Exoterra. Adesso vi faccio vedere la scatola. Utilizzo questi spot riscaldanti soprattutto. Sono dei spot riscaldanti a UVA, sono questi qua. Questo qua ad esempio è una scatoletta da 75 watt, ma ho anche quelle da 150 e da 100 watt, che utilizzo soprattutto per quegli animali che stanno in terrari naturalistici e che non hanno bisogno di troppa umidità, come ad esempio la pogona o il pitone, che anche se ha bisogno di un po' di umidità ha bisogno anche di tanto calore nella zona basking. Queste lampade ve le consiglio molto, vi lascio qua sotto il link in descrizione. Sono uno dei migliori prodotti a livello di lampade riscaldanti e spot riscaldanti che potete trovare su Amazon. Mi sto trovando molto bene, riescono a mantenere la temperatura e durano veramente
veramente tantissimo, ne ho una da più di un anno e devo dire che comunque svolge il suo lavoro perfettamente anche adesso. Trovate qua sotto il link in descrizione per l'acquisto di queste lampade riscaldanti. Un'altra domanda è: perché hai scelto di allevare tante specie e non focalizzarti su una sola? Io mi ritengo tanto un collezionista di rettili, mi piace avere diverse specie di rettili, provare ad allevarle, fare diverse esperienze. In questo caso io non è che ne abbia troppe, dai. Ho la Viridis, ho il Nasicus, ho il Pitone Reale, ho le Agalichnis, ho la Pogona, ho i Leopardini, i Ciliatus e diverse specie di tarantole. Però in realtà mi piace anche fare l'esperienza della riproduzione. E comunque niente, la mia risposta è perché mi piace avere tante specie di rettili, mi piace fare tante esperienze e non focalizzarmi su una sola esperienza. Un'altra domanda, penso che sarà l'ultima domanda a cui risponderò oggi: perché hai scelto di aprire un profilo TikTok? In realtà ce l'avevo già aperto da diverso tempo, da quando comunque ve l'ho mostrato su Instagram e vi ho informato di questa cosa. Il profilo TikTok serve, diciamo, a me, anche se non sono troppo amante di TikTok, serve a me per farmi pubblicità e comunque per portare nuova gente sui profili principali, che sono magari quello di Instagram e quello di YouTube, e comunque anche informare il mondo di TikTok sull'esistenza di questi animali e sul fatto che non vanno trattati in certi modi. Infatti ho iniziato questa serie in cui praticamente sfato i miti su questi animali. Ad esempio, che ne so, ho fatto un video in cui c'era una persona che stava accarezzando il suo geco leopardino, il geco chiudeva gli occhi e in quel video io spiegavo, diciamo, terra terra, proprio con una spiegazione base, perché questo geco stesse chiudendo gli occhi. Quindi se siete interessati a questo mondo, fateci un salto su TikTok, qua sotto c'è il link nella descrizione, e magari lasciatemi un feedback sotto i video che ho fatto, lasciate magari anche un like, magari così cresciamo anche là sopra. E nulla, penso che questo video possa essere finito qui, non credo sia durato troppo tempo, spero vi possa essere piaciuto, anche se non ho fatto vedere nessun animale, nessun terrario. Vi ricordo che qua sotto nella descrizione trovate il link di Instagram, di Telegram e di TikTok. Iscrivetevi al canale se siete interessati comunque al mondo della terraristica. Se è la prima volta che vedete un mio video, lasciate like e niente, lasciate magari anche un commento per così, lasciate un commento a caso e nulla. Noi ci vediamo nel prossimo video, lunedì prossimo. Ciao.